Questa è la 16ª edizione del Festival Nazionale del Doppiaggio Voci nell'Ombra. Dopo un percorso che ha attraversato la Liguria, ora ci ritroviamo in questa bellissima città, con un festival rinnovato non solo nel luogo ma anche nella sua forma. Dopo 15 anni di direzione artistica di Claudio Gifava e direzione organizzativa di Bruno Paolo Astori, che ha anche ideato il festival, ora tocca a me con il professor Felice Rossello. Abbiamo pensato che era impossibile gettare via 15 anni del passato e per cui abbiamo trovato una soluzione mediante la ricerca di sponsor come per esempio Carispezza e con l'appoggio del Comune di Savona, assessorato alla cultura e dell'Unione Industriali. Dopo un lungo percorso siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo. Abbiamo una manifestazione che dura 2 giorni, il momento di punta è la serata d'onore con la consegna degli anelli d'oro ai migliori doppiaggi e doppiatori italiani, selezionati da una prestigiosa giuria, e abbiamo anche la consegna delle targhe dedicate naturalmente una a Claudio Gifava e una a Bruno Astori, la targa alla carriera la prima e la targa alla voce emergente la seconda. Allora, la targa alla carriera sarà consegnata venerdì sera, quindi domani sera, a Roberto Chevalier, che è un grandissimo doppiatore italiano, tra gli altri è la voce di Tom Cruise e di Tom Hanks, è un bravissimo showman, anche perché da piccolo, all'età di 5 anni, già recitava in sceneggiati televisivi Rai piuttosto importanti.